opera San Francesco per i poveri, è lieta di accogliervi in questo teatro per un concerto di Natale realizzato dall'Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini, diretta dal maestro Massimo Quarta. La bellezza della musica, la sua intensità spirituale, vuole questa sera congiungersi con la bellezza della carità e della solidarietà. La musica è armonia, come armonico è l'impegno di quanti in opera San Francesco ogni giorno si prodigano per il servizio ai poveri. La mission di Opera San Francesco, per chi non ci conosce, è quella di assicurare primaria e gratuita accoglienza alle persone bisognose di vitto, vestiti, igiene personale, cure mediche, per ridare dignità e speranza attraverso la condivisione e la solidarietà. I valori guida di Opera sono l'attenzione alla persona, la gratuità, lo sviluppo dei servizi, la professionalità e le tecnologie informatiche. Spesso ci viene chiesto qual è l'impatto della povertà sui nostri servizi, chi sono i poveri che accogliamo. La crisi che sta attraversando il nostro paese e per un certo verso l'Europa intera è l'argomento esibito da tutti. Siamo passati dai nuovi poveri che nei primi anni del XXI secolo stimolavano le indagini giornalistiche e i ricercatori sociali a un rischio povertà esteso a buona parte della popolazione. Per molte famiglie o singole persone, il passaggio da una situazione di povertà relativa a quello di povertà assoluta è facile, obbligando chi ne è coinvolto a ricorrere a strutture come le nostre, alle mense dei poveri o ad altri servizi di accoglienza. È in particolare negli ultimi 2 anni che troviamo i segni evidenti di questo passaggio. Lo dicono i numeri, lo dice l'analisi dell'utenza, arricchita da nuove tipologie di poveri: anziani soli, padri separati, nuclei familiari monogenitoriali, semplici cittadini privati del loro lavoro e dell'unica fonte di sostentamento, famiglie numerose a monoreddito. Per molti è impossibile riuscire a nutrirsi autonomamente fino alla fine del mese, o pagare un ticket per i farmaci, oppure un'utenza. Ci sono poi tanti immigrati presenti e ben inseriti da tanto tempo in Italia che all'improvviso si trovano a dover ripartire da zero perché deprivati di tutte le loro certezze. Senza dimenticare gli utenti storici, i gravi emarginati e senza dimora, oggetto per la prima volta nel 2012 di uno storico censimento a livello nazionale. Siamo in presenza quindi di un insieme di fattori che spiega la pressione subita dai servizi di OSP nel corso di questo anno e che giustifica l'alta e crescente affluenza. Sono aumentati gli utenti, sono cresciuti i bisogni e i costi. Opera ha mostrato la sua tenuta organizzativa: più volontari, più medici, servizi più strutturati, maggiore impegno da parte di tutti. Il funzionamento di Opera si regge, oltre che sulle donazioni in denaro, sulla generosità di tante persone che mettono a disposizione il loro tempo, le loro mani e il loro cuore per un concreto aiuto ai poveri. Sono i volontari, quasi 700 presenti in modo trasversale nei vari servizi. I volontari, integrandosi con il personale dipendente, collaborano in modo determinante, dimostrando entusiasmo, freschezza e motivazioni forti verso il disagio delle persone povere. Dobbiamo ogni giorno ringraziare benefattori, dipendenti e volontari che rendono possibile il miracolo della carità, iniziato nel 1959 dal servizio generoso verso i poveri di un santo frate cappuccino, fra Cecilio Cortinovis, e la lungimiranza, nonché l'intuizione di un benefattore, l'industriale milanese dottor Emilio Grignani. E questa sera un grazie particolare lo dedichiamo a TXT Solution, nella persona dell'ingegner
Alvise Braga Illa, che ha permesso con il suo contributo la realizzazione del concerto. Grazie di cuore anche a Serate Musicali per l'intervento e la disponibilità. Nessuno ha la sfera di cristallo per prevedere che cosa capiterà nel prossimo futuro. Una cosa per noi è certa: siamo responsabili e attenti di fronte alle necessità dei fratelli che soffrono povertà, solitudine, dove la domanda di ascolto, cibo, cura, relazione non può cadere nell'oblio e nell'indifferenza. San Francesco d'Assisi diceva ai suoi frati: io ho fatto la mia parte, Cristo vi insegni la vostra. Il Signore ci dice qual è la nostra parte: l'amore, la solidarietà, la condivisione con chi è povero e attende una risposta. Nel programma di sala troverete anche una busta. Chi vorrà ulteriormente contribuire a sostenere le attività di OSF potrà consegnare la busta all'uscita. E buon Natale a tutti. Buon Natale vissuto nella speranza e nella pace. Anzi, sono proprio i nostri poveri a dire a ciascuno di voi buon Natale e grazie, perché ogni giorno ad aprire le porte di opera ci siamo tutti noi, ognuno partecipa come può, con le sue preghiere, con il suo tempo, con le sue risorse, con la sua condivisione. Grazie e buon ascolto.